Giacomo, avevo detto che avremmo concluso in bellezza perché abbiamo parlato di famiglie. Allora abbiamo una famiglia che è amica di Buonmattino, di TV2000 e oggi a loro devo dire auguri per la festa di San Francesco, ma auguri anche perché oggi voi festeggiate il vostro anniversario di matrimonio, ben 9 anni. 9 anni, sì. Pietro e Filomena, buongiorno. Buongiorno a voi, salutiamo Giacomo e anche Antonella che sono in studio, vero? Vorremmo abbracciarli, speriamo di vederli presto qui ad Assisi. Vi stanno salutando. Pietro, ci puoi raccontare in che modo San Francesco ha cambiato la vostra vita? Allora, San Francesco per me mi ha cambiato la vita quando ho visto in lui un vero maestro di vita, no? Scusate la ripetizione, però è proprio così. Francesco mi ha insegnato piano piano e mi insegna ancora oggi, ma io sono un cattivo discepolo, a relazionarmi con Dio, con gli altri e con me stesso. E questo attraverso uno stile fatto di semplicità, dove lui davvero mi insegna a vedere in Dio soprattutto un amico, qualcuno di cui posso fidarmi. E questo appunto, ecco, per questo la semplicità, no? È una semplicità francescana che non è essere così superficiali, ma è quella semplicità che riesce ad andare in profondità. Per questo San Francesco davvero per me è un compagno di viaggio, insomma, anche nel matrimonio. Infatti lui per noi è un grande maestro di relazioni, ci insegna a non mettere mai da parte il dialogo, anche quando diventa difficile. Anche quando la relazione matrimoniale, insomma, ti direbbe basta, per oggi mi hai offeso così tanto, oppure sono così arrabbiato che ti tolgo la parola, la prima cosa che facciamo. Invece, grazie a questo esempio di Francesco, c'è sempre un invito poi a riprendere il dialogo, a vedere nell'altro un fratello, ma questo, insomma, Filomena è più esperta di me di E questo. allora passiamo la parola a Filomena. Filomena, vuoi aggiungere qualcosa tu? Sì, per me San Francesco, ecco, mi ha dato un po' le coordinate per vivere una vita felice. Queste coordinate sono un po' particolari perché sono la minorità e la fraternità. E la minorità essenzialmente è sapere di essere piccola e di non poter bastare a me stessa. E da questa prospettiva, ecco, posso accogliere gli altri come un dono, a partire appunto da mio marito e dalle mie figlie, che non diventano più un nemico che mina la mia realizzazione o il mio benessere, ma diventano appunto un'occasione per crescere, ma anche per testimoniare l'amore di Dio e per riceverlo. Grazie Filomena, grazie Pietro. Vogliamo salutare le persone che ci stanno seguendo. Ci sono tante giovani coppie come voi. Sì, vogliamo salutare tutti. Scusate, Sì. scusate, dobbiamo dare la linea perché sta arrivando. Dobbiamo salutare. Ciao. Buona festa di San Francesco da qui Buona da festa, Assisi. Francesco. Ciao. Nicola, ci sei? Nicola, ci sei? Sì, eccoci, eccoci. Allora, riprendiamo la linea dalla Basilica Superiore solo perché è arrivato in questi minuti il presidente.